Perfetto, chiedo scusa se parlerò stando seduto, ma mi è molto più comodo e anche le mie ginocchia sono contente, quindi perfetto. Allora, parliamo di compensare la discalcolia, quindi abbiamo passato un attimo l'aspetto didattico, che è quello fondamentale. E posso iniziare con qualche piccola ovvietà? Per esempio, per imparare la matematica serve un buon insegnante. Ecco, possibilmente, diciamo, dai metodi abbastanza umani. Che sia chiaro, semplice e sintetico, perché questo mi aiuta a comprendere e a ricordare. E che sia in grado di non subire la tecnologia. Quando ho scritto questa frase, passava per caso mia moglie dietro di me l'altra sera e mi ha chiesto cosa vorresti dire con quel subire la tecnologia. Beh, la tecnologia può essere subita in tanti modi diversi. Da una parte può essere ritenuta un obbligo, anche quando non serve a niente, magari ci sono tante situazioni, per cui siccome è di moda, come direbbero i ragazzi, è trendy usare la tecnologia, ecco che io me la uso a proposito e a sproposito. Comunque l'importante è che ci sia. Dall'altra parte c'è chi la subisce perché non è in grado di controllarla. Quindi l'insegnante dovrebbe essere in grado di controllare la tecnologia e di capire quando e come va utilizzata. Fine dei miei discorsi sulla didattica. Perché quando la didattica, e se ha fatto tutto quello che poteva, che doveva, eccetera, abbiamo risolto tanti problemi, tanti concetti saranno passati, la discalculia sarà rimasta. Questo vuol dire che in alcuni momenti avrò dei problemi ad eseguire alcune operazioni per motivi diversi, che vanno dalla semplice esecuzione del calcolo a ricordarmi la formula, eccetera, eccetera. Sono cose che sappiamo tutti. Faccio una piccola digressione, tanto ci sto dentro che i tempi non preoccupatevi. Questa mia attività di programmatore dilettante, quindi che faccio programmi per il piacere di farlo, e non come professionista, cioè non è che io ricavo la mia pagnotta quotidiana costruendo del software, perché per mia fortuna ho fatto un insegnante per 41 anni, ho una pensione, quindi me ne vado tranquillo, non ho quel problema. E fare però questa attività mi ha messo anche in contatto oltre con alcune persone. E io adesso, se non vi dispiace, vorrei cominciare con una mail che mi è arrivata un mesetto fa, da una mamma che evidentemente mi aveva già scritto per chiedermi consigli sul come utilizzare o dubbi, eccetera, il software che ho fatto, e le ho risposto perché non abbia, che abbia una posta strapiena, una casella di posta, alla svelta la cosa è molto soddisfatta e si è sfogata. Io non so dove abiti, non so niente, so soltanto alcune cose e mi permetto di farvela sentire. Scusate. Ah no, dimenticavo questa diapositiva. Allora, siamo arrivati al punto in cui la didattica ha fatto tutto e è ora di compensare. Chiaro. Quindi a ciascuno le sue difficoltà. Io infatti sono brillo per la mia altezza entusiasmante. Non sono io però, eh. Allora, questa mamma che scrive. Ho bisogno di audio al computer. C'è un piccolo problema. Me la faceva in tedesco perché ho fatto un po' di cose prima. Ok. Mio figlio frequenta la prima media, oltre a essere dislessico, disortografico e anche discalculico, e ci sono dei processi matematici che proprio non riesce a meccanizzare, sia con aiuto di mappe o altro. Parlo nello specifico delle equivalenze, questo argomento mi ha fatto passare pomeriggi interi a cercare di fargli capire il procedimento, che lì per lì capiva, ma poi passando ai problemi puntualmente si arenava. Quindi a quel punto pensai di cercare qualche software, ma che? Niente, ci sono certo, ma fanno tutte conversioni, che partono dal micro agli anni luce, oppure unificano le unità di misura italiane con quelle inglesi.
Quindi quando mio figlio si trovava davanti a tutte queste sigle entrava in ulteriore panico. Il risultato è stato che non fa le equivalenze e non ha svolto la parte del programma sulle equivalenze, compreso il tempo, e la prof SSA di matematica l'ha dispensato da questo argomento. Io non lo trovo giusto, certo ci sono milioni di persone nel mondo che non sanno fare le equivalenze, ma secondo me è solo un problema tecnico e basta. Mi scuso se sono stata invadente nel sottoporle il mio problema, ma penso che tanti altri ragazzi hanno difficoltà nelle equivalenze, ma tanto vengono dispensati e nessuno si preoccupa. Direi che è una cosa che mi ha toccato, infine ho cercato in qualche modo di fare qualcosa per lei. Questo vuol dire anche che l'essere il programmatore dilettante, che vuole anche dire non esiste nel senso che non poi così bravo, però nel mio piccolo posso permettermi il lusso di seguire anche delle esigenze anche forse di una persona soltanto. Tanto che le seguo di uno, che le seguo di mille, per me non cambia niente. Dopo, se sono mille ad averne un'utilità, meglio. Però posso permettermi questo lusso. Allora, questa la possiamo togliere, ormai non ci serve più. Allora, che cosa offre il mercato informatico? Ci sono tanti strumenti didattici, la professoressa Baccaglini Frank ne ha presentati alcuni interessantissimi. Io ho fatto un piccolo elenco di programmi tra i più conosciuti, che vanno dai programmi Anastasis, quelli della Ericsson, la Plus, il Cabril, Derive, e poi c'è una colonna di strumenti che invece non sono di ditte di software e quindi sono strumenti che si ritrovano tranquillamente in internet. Parliamo di chi non conosce Ivana Sacchi, penso tutti, ecco, posso annunciare con piacere, cioè con dispiacere, che da qualche mese non abita più nel mio stesso paese perché si è trasferita a 5 km di distanza. Però è una persona incredibile, Rita Bartola è un'insegnante milanese favolosa. Il sito di VB Scuola, che offre un po' di tutto. Software di quel signor Adriano Agostini, che un giorno mi piacerebbe conoscere, che ha fatto delle cose piccole ma simpatiche, dedicate ai ragazzini delle medie. È insegnante di matematica delle medie. GeoGebra, FedX, eccetera, sono tutte cose che conosciamo. Per la compensazione che cosa esiste? Perché la didattica mi sta bene. Mi insegni la matematica, mi aiuti a capirla e a impararla. Per la compensazione c'è poco. Abbiamo qualche calcolatrice parlante, utile, perché mi evita, per esempio, errori di inversione di cifre, oppure i famosi errori intelligenti, eccetera, eccetera, perché potendo riascoltare il numero che ho scritto, è chiaro che mi ha riconosciuto se non è esattamente quello che ho intenzione di fare. Poi abbiamo Excel Books, un software dell'Auxilia destinato a ragazzi con grosse difficoltà, diversamente abili di tanti tipi, da difficoltà motorie, visive, eccetera, eccetera, che ha una parte che riguarda l'esecuzione dei calcoli che mi sembra abbastanza interessante. Poi vi farò vedere qualcosa dell'Excel Books, vi farò vedere soltanto due filmettini che ho preso perché il dimostrativo non vuole saperne di funzionare sul mio portatile. Ho dovuto installarlo su un altro computer, farmi due filmati e passarli di qua. Pazienza. Infti, che è un software di OCR dedicato alla matematica. Voi sapete che cos'è l'OCR? Sì, tutti quanti, quindi non sto a dilungarmi. Ci sono tre diversi programmi legati a questa, chiamiamola, questo marchio, che è una università giapponese, che però a questo punto vende. C'è il Reader, ovvero il software di OCR, che mi permette di scandire una pagina con dentro tutte le formule matematiche più impossibili e poter avere poi una lettura. C'è la chat, Infty Chat, che mi permette di ascoltare in inglese o in giapponese soltanto, non ci sono altre lingue, le cose che ho realizzato attraverso il Reader, e poi anche questo interessante, l'editor, interessante prima di tutto perché è gratuito e quindi e mi permette di scrivere
delle formule di matematica anche piuttosto complesse. Di questo magari poi facciamo un attimino una piccola... Esistono altri strumenti come il Mathematics della Microsoft, oppure c'è un'altra parte, come si chiama, quello dell'Open Office, non mi ricordo più, niente, funzione dedicata proprio alla scrittura della matematica. Il problema grosso arriva quando c'è il momento della lettura. Che io sappia, per adesso, a parte l'Infty Chat, non ne ho ancora incontrati. Esisteva una cosa molto carina, Excel, c'è la funzione leggi celle. Cosa vuol dire? Che se io voglio, posso chiedere Excel a partire dalla versione 2003 in poi, di leggermi ad alta voce il contenuto delle celle, per righe, per colonne, oppure al momento in cui esco dalla cella. C'è un bel ma, tra parentesi, che andava tutto bene finché c'era XP. La voce di Excel è per forza quella predefinita del computer. Non ci sono santi di fargli vedere un'altra. Nei sistemi a 64 bit l'unica voce riconosciuta è quella del sistema. Se io posso installare tutte le voci del mondo, non posso impostarle come predefinite. Posso usarle, ma non predefinite. Quindi Excel non mi legge niente. Cioè, mi legge in inglese. Però vediamo di riuscire a combinare qualche cosa. Allora, ve l'ho detto che c'era la mamma che aveva il problema delle equivalenze. Mi sono inventato qualcosa, gliel'ho mandato e da quello che ho saputo l'ho fatta contenta. Tutte cose da vedere. Anzi, facciamo una bella cosa. Alterniamo. Questa è un nuovo, un seminuovo prodotto. È la calcolatrice di leggi per me a cui ho aggiunto questa funzione di equivalente. È diventato un programma autonomo, non è ancora disponibile, ma lo sarà prestissimo. Se passo alle equivalenze, vedete, ho questo piccolo riquadro. Scelgo che tipo di misure voglio utilizzare. Prendiamo, per esempio, il volume, no, il chilometro quadrato non mi piace. Allora, uno dei problemi è la quale facciamo, dai, il peso, no, la lunghezza, vai. Decido quale misura voglio, 565. Che cosa? Chilometri, ettometri, decametri, faccio decametri. Automaticamente mi compare tutta la lista, solo delle misure più comuni. Che se voglio, andò da decametri a decametri, no, però da decametri a decimetri, spero che l'audio c'è al computer. 500. Decametri 565 uguale decimetri 56.500. E tranquillamente con questi pulsanti posso fare il copia e incolla e incollarmi sul documento che sto usando, che sia Word, eccetera. Non mi interessa. Incollo sopra questa equivalenza. E se ho problemi con il tempo, posso decidere se imposto una quantità definita, per esempio, di ore, quante ne mettiamo? 12 ore. Vediamo quanto diventa, scusate, eccolo qua, con trasformazione in giorni, ore, primi, secondi. Posso fare il lavoro alla rovescia, partendo da qui, definendo che voglio, che so io, un giorno, zero ore, facciamo 4 minuti e basta, perché sennò diventa lunga, e faccio questa trasposizione. Vedete? Ho fatto il discorso opposto. Posso sempre ovviamente ascoltare e fare un copia e incolla. Chiudo perché non fa altro, per ora almeno. Allora, stavamo parlando prima di calcolatrici parlanti, vi ricordate? Intanto che le ho qua sotto, questa è una delle calcolatrici parlanti. Al di là della mia che avete appena visto, questa è molto famosa. Fa parte del personal reader Anastasis, mi permette di... l'audio al computer non c'è più? Un po' di audio al computer, grazie. No? Non vuole parlare. Vabbè, vi assicuro che parla. Ah,
funziona adesso. Perfetto, scusate che mi sono perso il mouse. La leggiamo. No, scusa. Qua. Però non legge nulla. 8.993. Con la calma mi è arrivato. Ecco. Quindi posso fare questo tipo di discorso, posso eseguire... 8.993 per 6 uguale 53.958. Quindi ho la possibilità di riascoltare e con un tasto qua faccio il copia e incolla, un'altra volta mi passo l'operazione sul documento su cui sto lavorando. Però, scollega la chiavetta, sì scusate, sarò molto rapido perché vedo che il tempo passa anche per me purtroppo, e non solo questo. Allora, abbiamo per par condicio la chiavetta della penna della Ericsson, che fa più o meno le stesse cose. Scusate, devo abbassare un attimo perché non vedo niente. 98. Quindi posso fare... 98 per... 98 per 9 uguale 882. E passo, posso fare il copia e incolla, purtroppo solo del risultato, non delle operazioni intere, però insomma, probabilmente è quello che mi interessa di più. Chiudo anche questo e ritorno un attimo. Quindi, le equivalenze per la mamma. Una calcolatrice scientifica che parla, sono piccole cose, una collega di un liceo di Milano dove ero stato mi ha detto ma certo che sarebbe bello, lì soltanto le quattro operazioni è un pochettino poco, eccetera, eccetera, e allora va bene, dovrebbe essere questa, no, infatti è l'altra, non ho ancora dato dei nomi sufficientemente significativi, c'è una cosa del genere che mi permette... di impostazioni, scegliere la voce, leggo anche i tasti. 6, 5, seno, meno 0,906 miliardi 307 milioni 787 mila 36 65. Allora, ok, però chi fa, si intende di matematica, capisce che poi per me è importante, piglio questa operazione. Per il momento non c'è ancora una funzione, perché è recentissima questa, di copia e incolla, però ci metterò un bel pulsantino che sarà Angelo fa lui. Quindi abbiamo anche la possibilità radice di... quadrata, modulo, alla seconda. Eccetera, eccetera. Almeno alcune delle funzioni più importanti. Oh, scusate. Excel parlante, non quello solito. Piccolo modulo... Per cui io di ciascuna cella a mia scelta, per adesso, posso leggere o il valore. Mangime pesci 20 grammi. Ma posso leggere anche la formula. Uguale aperta parentesi 4,95 meno aperta parentesi 4,95 per 50% chiusa parentesi meno aperta parentesi 4,95. Troppo veloce, lo posso rallentare, chiusa, non è un problema. Anche qui ci andrà qualcosa in più, perché ci vorrà un piccolo riquadro che mi faccia vedere in grande il contenuto della barra delle funzioni di sopra, in modo da poterci lavorare un pochettino con calma. Però questo, anche semplicemente, senza andare a cliccare là sopra, due tastini. C19 per B19. 0,1. Eccetera, eccetera. Posso permettermi di fare un bel po' di cose. Questo, ripeto, è un modulo, dovrò dare due spiegazioni su come utilizzarlo, perché, cioè scusate, è un modulo, è un modello di Excel, io lo salvo come modello, chiedo a Excel di utilizzarlo, di metterlo tra i... e mi diventa a tutti gli effetti un componente aggiuntivo. E però arriva il clou, se mi permettete. Ve l'ho detto, fare la mia attività per divertimento, mi porta anche a incontrare delle persone molto interessanti, come una certa signora che si chiama Luciana Lenzi e un signore che si chiama Enrico Angelo Emili, che tra l'altro è qua, prima gli ho chiacchierato con lui. Loro avevano un progetto, una cosa molto interessante per aiutarmi e guidarmi nel momento in cui io devo risolvere le quattro operazioni.
quindi destinato chiaramente ai bambini più piccoli, nel momento però in cui devono fare, magari se dico qualche fesseria, Enrico che è lì, vedo, è pregato di sculacciarmi e di... Beh, sono venuti a trovarmi e ci siamo messi d'accordo che avrei provato a trasformare questa loro idea, che veniva fino allora fatta carta e penna, pennarello, colorato, evidenziatore, farlo diventare qualche cosa che fosse utilizzabile facilmente. L'idea era, era quella di preparare dei fogli da stampare su fogli di etichette, che possono essere di tante misure diverse. Però alla fine l'appetito viene mangiando, è saltato fuori anche che abbiamo preparato un lavoro che può funzionare anche, scusate che arrivo, che è qua, come vedete è una cosa molto semplice. Oh, ci sono delle istruzioni qua che possono essere, ci sono anche la spiegazione del che cosa vuol dire, ve lo faccio andare piano piano perché quelli di voi, la mia formazione non è matematica, io sono di quelli che ha fatto l'istituto magistrale, si è laureato in lingua e ha sempre fatto l'insegnante di lettere, quindi ok, le ho passate tutte tranne la matematica. Ecco, queste cose, che tra l'altro, poi ve lo faccio vedere, sono già utilizzabili, scaricabili. Che cosa succede? Se decido per il momento di fare con contorno, perché si vede poi meglio, quindi indicando il contorno dell'etichetta, non faccio altro che decidere quale operazione voglio fare. Moltiplicazione, sottrazione, scusate, e addizione. Per addizione e sottrazione con o senza virgola. Prendiamo, questa è quella che ha fatto tribolare di più, forse, non lo so. E quindi mi si chiede di impostare un certo numero di parametri. Io posso anche decidere di non impostare niente. In questo caso so che avrò un foglio di etichette con 3 colonne e 4 righe. Non esiste probabilmente, però esistono i fogli a un'etichetta sola, formato A4, che poi posso tagliare. Elaboro la mia etichetta, posso tranquillamente cercare di adattarla, ingrandirla, posso spostare, eccetera, eccetera. Quando ho fatto, o posso salvarmi il modello, oppure mi guardo l'anteprima di stampa e me la stampo, scusate. Vedete, salta fuori una cosa del genere. Salta fuori una cosa del genere. Per chi è là in fondo, mi dispiace, possono essere grosse, possono essere piccole, a seconda di quelle che sono le mie necessità. Posso adattarle alle mie misure, quello che ne voglia, stampo e poi posso, seguendo questo ordine, andare a eseguire l'operazione senza grossi problemi. Devo imparare a utilizzarla, è chiaro, questa è quella per la moltiplicazione, allarghiamo un po'. 2 minuti, perfetto, me li faccio bastare. Allora, penso che abbiate capito, anche perché adesso ci ritorno un attimo, perché grazie alle nuove potenti tecnologie informatiche che prendono questo modello e me lo impaginano correttamente nel foglio, se uso, perché ho finito le etichette piccole, uso questo strumento tecnologico importantissimo, e magari anche questo, e ottengo alla fine questo. Il mio foglio di quaderno con qualcosa di incollato che mi permette di fare l'operazione in modo corretto. Scusate, devo tornare indietro? Assolutamente. Qui sotto c'è l'indirizzo del sito a cui il software può essere scaricato. Ci sono gli indirizzi delle persone che hanno ideato questo strumento. Quindi lascio un attimo giusto per... Perché poi ho una cosa rapidissimissimissimissima che si porterà via 13 secondi in più, pazienza. Posso? No, vabbè, come non detto. Una bella fotografia? No. E comunque guardate sul sito del proletariato di Bologna per quanto riguarda i DSA e penso che l'ho troviata senza grossi problemi. C'è ancora in progetto di fare formulari a portata di click, perché quelli disponibili per adesso sono... Questo era anche bello chiaro, povero, però brutti i colori, la B e la L della base, la L del lato che si confondono, andrebbero rivisti. Sono immagini, non posso fare selezione a copia e incolla per utilizzarle a modo mio.
Richiesta ricorrente è quella di far parlare i libri di matematica, però ci sono dei grossi problemi, perché finché si tratta di operazioni di questo tipo su un libro, questo è da un libro digitale, riesco a farla parlare, non ci sono particolari impedimenti. Però quando si tratta di questo qua sotto, i problemi arrivano. E allora o ricorro all'INFTI, che costa 1.800 euro, se non ricordo, no, dollari, pardon, e poi parla solo in inglese. Un appello, se mi permettete, che riguarda questo. Vedete, questo è un bellissimo quaderno che non fanno più da almeno 10 anni. Per là in fondo faccio vedere allo schermo. È un quaderno, penso, che possa far gola ai ragazzi. Cos'era? Auguri Mondadori che lo faceva. Però se apro copertina, terza di copertina, ci trovo questo bel simbolino. Apro ancora, ci trovo una bellissima calcolatrice solare legata al mio quaderno a quadretti e mi permette di averla sempre con me, senza batterie che si scarica, basta un filo di luce perché vada, e nascondibile al volo. Grazie. Ripasso là il... Ringraziamo il professor Serena di questo intervento, anche per questi spunti che ci ha fornito. E lascerei subito la parola a Francesca Guzzo e Gianmarco Malagoli, entrambi collaboratori del servizio accoglienza studenti dislessici dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che parleranno dei servizi e degli strumenti erogati dal nostro Ateneo a favore degli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento. Ne approfitto per ricordare come al termine del loro intervento ci sarà la possibilità anche di fare alcune domande ai relatori prima dello svolgimento del questionario per i crediti ECM per coloro che l'hanno richiesto.